Oggi la Chiesa celebra la festa del battesimo di Gesù. A noi suscita forse qualche immagine che non ci aiuta granché nel comprendere il senso di questa festa, perché abituati al battesimo dei bambini non riusciamo a cogliere questo nesso tra il Natale e il battesimo di Gesù, perché il Signore si presenta da Giovanni per essere battezzato quando ormai è già grande. Ed è per Gesù un momento importante. Potremmo dire che segna la grande svolta per Gesù. Ce lo diceva Pietro negli Atti degli Apostoli. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò verificando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Potremmo dire che per Gesù il battesimo segna questo momento della consacrazione in Spirito Santo e potenza. Una consacrazione che lo presenta, lo manifesta a tutti in quella missione che gli compete in quanto re e sacerdote per noi. Questa sua funzione regale e sacerdotale, non solo per il popolo di Israele, ma per tutti noi. Certo, uno si chiede, ma cosa vuol dire essere battezzato allora per Gesù? La consacrazione può essere fatta in tanti modi, perché proprio questo evento, questa immersione? Sì, proprio perché battesimo significa immergersi. E Gesù, e questo viene testimoniato da tutti e quattro gli evangelisti, Gesù si presenta da Giovanni Battista al Giordano per farsi battezzare. Così iniziava la pagina del Vangelo di oggi, del Vangelo di Matteo. Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Pietro ci diceva, è il momento della consacrazione in Spirito Santo e potenza. È l'unzione piena, è il Signore Signore Dio che manifesta a tutto il popolo, anzi a tutte le genti, il senso del suo stare in mezzo a noi. È nato per noi e adesso ci viene detto perché è nato per noi. Giovanni Battista di fronte a Gesù, almeno quello che ci dice Matteo, istintivamente, spontaneamente gli dice, ma perché vieni per essere battezzato? Sono io che ho bisogno di essere battezzato e tu vieni da me. Gesù gli risponde dicendo, lascia fare per ora, conviene che adempiamo ogni giustizia, e allora egli lo lasciò fare. Giovanni è un po' sconvolto da questa richiesta di essere battezzato, perché giustamente gli pensa, se tu sei l'inviato di Dio, se tu sei colui che non solo non ha nessun peccato di cui pentirsi, per cui è importante convertirsi, cambiare vita, perché ti stai mettendo in fila con tutti i peccatori? Perché anche tu vuoi partecipare a questo segno che vuol dire conversione, vuol dire cambiamento di vita? Quello che Gesù vuole significare è che lui non è l'inviato per giudicare dall'alto,
È un po' l'idea che aveva Giovanni Battista. Adesso viene l'inviato di Dio e farà piazza pulita. Adesso dirà le cose come stanno, per cui mettere in chiaro chi ha sbagliato, logicamente va messo di lato, e cercherà davvero di raccogliere quelli che sono le vite vere, le vite che valgono, le altre le scarterà, le metterà di lato, farà un po' di pulizia. Ma niente di tutto questo, perché il Signore si presenta a noi come davvero fratello nostro, solidale con noi. Tante preghiere della consacrazione si dice che lui fu uomo come noi, eccetto nel peccato. Partecipe della nostra fragilità, compagno, ci ha letteralmente sposato la nostra realtà, da non ergersi come giudice, anzi, partecipa con noi, ripeto, di tutto quello che è un po' il fallimento della nostra storia. Ne prende su di sé tutta la pesantezza, le conseguenze, e non si tira indietro. E questo gesto di essere battezzato, di essere immerso, significa che non vuole tirarsi fuori da questa storia umana e non vuole presentarsi con nessuna bacchetta magica. Ci vuole entrare dentro questa storia, vuole presentarsi a noi con questo, con questa consegna di sé. Possiamo dire che il Signore che va al Giordano da Giovanni Battista per essere battezzato è il Signore che ha preso coscienza di un modo di come deve essere esercitata questa sua missione. E il profeta Isaia quasi cercava di descrivere questo programma, il programma di questo eletto, di questo consacrato. Eccolo il programma: ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Due punti. Il programma: non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità, non verrà a me e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Questo è il programma di Gesù, colui che viene consacrato da Dio, Dio Padre, consacrato per questa missione di salvezza per tutti gli uomini. E noi che ci aspetteremo qualcuno che viene con forza, con potenza, con grande potenza, potremmo dire, che riesce a cambiare tutto, a cambiare questo mondo, a dargli finalmente un ordine preciso. E invece sembra che niente di tutto questo, perché il Signore si presenta a noi in questa condizione di colui che discende, si immerge nella nostra storia umana e si immerge non certamente da peccatore, ma con quella potenza di amore di Dio. La bellezza di questo giorno è che il Signore, e in questo senso poi è bello perché il Vangelo ci dice, il Signore si presenta davanti a noi, davanti a questa storia umana che è un fallimento, e lo fa non, ripeto, con la forza di uno che ha in campo esercito, potenza di fuoco. È nell'umiltà di questo dono di sé, una potenza di amore, un amore fino in fondo, un amore che poi noi nei giorni del Trido Pasquale contempliamo lì sulla croce, quella potenza di amore che è capace di donare tutto se stesso per noi, ed è tutta la forza che lui mette perché questa storia nostra, la nostra storia, ritrovi una via di salvezza. E la via di salvezza diventa allora per noi non qualche cosa di fuori, ma adesso per noi ci viene detto: gettati in lui. Il nostro battesimo differisce da quello del Signore perché mentre per lui è immergersi nella nostra storia,
potenza, ama tutti e ci ama nonostante che noi carichiamo su di lui tutta la nostra violenza, oltraggiato, umiliato, schiaffeggiato, tutte le cose che noi sentiamo nella passione del Signore. Tutta la potenza negativa di cui noi siamo capaci la scarichiamo su di lui e lui prende tutto su di sé e ci tira in alto, ci porta in alto. E a nostra volta noi diciamo, allora conviene immergersi in lui. Il nostro battesimo è diverso perché adesso noi ci immergiamo in questa potenza ed amore, in lui, in queste acque che lui ha santificato, perché c'è un davvero nella sua vita, il suo stesso modo di presentarsi a noi, ci dice con quanta potenza d'amore lui viene incontro a noi. E noi la nostra risposta diventa quello di gettarci in lui. Ripeto, in lui che non grida, non alza il tono, non spezza una canna inclinata, non spegne uno stoppino della fiamma smorta, anzi, così facendo, proclama il diritto con verità. Signore, ci aiuti allora a poter avere la forza di credere in lui, nella sua potenza d'amore, nella sua capacità di aprire per noi una via di salvezza e fiduciosi in lui, gettati in lui, accettare di essere cambiati dentro. La nostra esistenza davvero a contatto con lui ritrova una novità, è come se noi venissimo ricreati e poter sentire anche su di noi la voce del Padre che dice, guardando il Figlio che si immerge nella nostra storia, dall'alto il Signore che dice: ecco, questo è il Figlio mio amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Una creatura che ama così è davvero quello che Dio ha sempre sognato. Può l'uomo amare in questo modo? In Gesù Dio ci ha svelato che anche questa creatura umana può amare a misura di Dio. E noi siamo invitati non solo a contemplarlo, ma immersi in lui, imparare ad amare così. Allora davvero questa storia umana può trovare una via di salvezza.